Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris, sono qui per accompagnarvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Oggi siamo nella sezione Power Mind Corner, il focus sulle opere dell'ingegno umano, l'angolo della forza della mente, ecco appunto, in maniera letterale, sempre al lavoro l'ingegno umano su nuovi progetti, su strumenti innovativi, e anche un angolo dedicato alla presentazione di opere appunto dell'ingegno umano, come il libro Storia di una rinascita, la vita di Teresa Giordano, l'autrice che avremo con noi, viene stravolta quando ha da poco compiuto 31 anni e scopre di avere un cancro al seno, a causa del quale è costretta a subire un intervento chirurgico piuttosto drastico, che oscura parte della sua bellezza, sembra voglia strapparle tutta la sua femminilità. In questa occasione presenteremo il libro, discuteremo dell'importanza della prevenzione con la dottoressa Teresa Giordano, che ho il piacere di introdurvi, ha quasi 33 anni, originaria di Salerno, ha scelto di raccontarsi perché in questi 2 anni di percorso oncologico ha riscoperto un nuovo sé. Le sue fragilità, le sue insicurezze sono state sconfitte da una forza sconosciuta. Lei l'ha chiamata 18, 18 in lingua francese, che simboleggia un numero magico, in un certo senso nella sua vita piuttosto ricorrente, in maniera anche piuttosto negativa. Vedremo che Teresa è una ragazza solare che non si nasconde dietro le sue paure, trova il modo di resistere, di accettare. Vedremo in che modo ha affrontato il suo percorso, sicuramente drammatico e difficile. Lo faremo con grande piacere di averla appunto qui con noi. Benvenuta Teresa, buon pomeriggio. Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie mille. Per il momento non riusciamo a vederti. Perfetto, perfetto. Ok, adesso. Ok, ecco appunto, come ti anticipavo prima, dovevo prenderci un po' la mano. Grazie tranquilla, ancora dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi, perché questo è un evento che comunque per noi sicuramente lascerà degli spunti interessanti, racconterà la storia di una rinascita. Parlaci di questa storia, effettivamente, perché meglio raccontata da te, ovviamente, che raccontata da me nell'introduzione. Certo, ti ringrazio per lo spazio innanzitutto. Allora sì, in effetti come anticipavi, nel 2018 mi è stato diagnosticato questo tumore al seno e la mia vita viene stravolta da una notizia comunque dolorosa, diciamo il cosiddetto male del secolo, quello di cui tutti abbiamo sempre paura, no? Anche quando magari abbiamo un piccolissimo dolore, un mal di testa ricorrente, un mal di stomaco, la nostra prima paura è quella di pensare che ci sia qualcosa di importante, quindi è proprio il nostro terrore. E succede esattamente così, succede che appunto in una normalissima giornata del mese di aprile, recandomi a quella che è una visita di routine solita, perché ecco, rimarchiamo anche il concetto della prevenzione in questo senso, importante la prevenzione già in età giovanile, perché purtroppo oggi anche la fascia d'età di tumori al seno in particolar modo si è notevolmente ridotta, quindi avere una costante in questo può essere veramente fondamentale per quello che poi è il proseguo. Quindi quella che appunto è una normalissima e banale visita rappresenta la cosiddetta giornata orribile, quella che ti stravolge completamente l'iter, la vita, esatto. Da lì comincia insomma un calvario che è un po' solito di noi pazienti oncologiche, perché si procede con quelli che sono esami di routine, mammografie, ecografie, esiti dovuti a biopsie sulla parte appunto interessata, fino ad un intervento che cambia e stravolge sicuramente l'impatto estetico e appunto mi dovrà in qualche modo abituare nel tempo ad accettare una nuova me stessa, quindi un'immagine comunque diversa riflessa nello specchio. Sicuramente le fasi iniziali sono state le più cruciali, anche perché ho dovuto conoscere comunque la chemioterapia, che è il nostro
peggior nemico in termini di controindicazioni, ma in realtà è il peggior nemico del cancro. Quindi quante più cure si riescono a fare, quanta più chemio riesci a tollerare, tanto più hai un punto di vantaggio su di lui. Quindi diciamo che la chemio è stato proprio il momento peggiore di questa malattia, perché temi anche di non sopravvivere ad essa, cioè c'è proprio questa grande difficoltà. Comunque questo periodo finisce e arriva appunto questa rinascita, questa fioritura, questi capelli corti che cominciano a ricrescere, questo corpo che, per quanto mutato, comincia di nuovo ad avere una sua armonia, quindi impari ad amarlo, a vederti sicuramente diversa, ma in qualche modo pensi che quello che c'era prima non ti apparteneva più, perché in sostanza poteva ucciderti. Quindi quello che c'era prima non era sano, quello che c'è oggi invece rappresenta la parte nuova di te, quella sana, e comincia un po', riparte in qualche modo la mia vita, anche grazie chiaramente a tutti gli affetti e soprattutto la necessità di esorcizzare appunto il mio dolore scrivendo un libro che in realtà nasce un po' per gioco, perché mi trovo ad una scrivania, quella solita del mio ufficio, perché insomma sono un'impiegata, e comincio a buttare giù qualche riga, come magari succede a chiunque di noi, anche semplicemente scrivendo su Facebook un post, no? Una giornata negativa piuttosto che positiva, sentiamo il bisogno di raccontarla, buttando giù due righe. E scrivendo, raccontando, insomma, frase dopo frase, mi rendo conto che arrivo veramente ad un manoscritto che ha una sua originalità, e quindi poi nasce Storia di una rinascita. È vero che si scrive soprattutto, è una cosa che penso io, si scrive soprattutto dalla sofferenza. Se uno non soffre, non ha molto da scrivere. Sì, sì, è così. Ma soprattutto è un modo per incanalare il tuo dolore. E ci vuole sicuramente molta empatia. Non sempre leggendo un libro quello che leggiamo ci arriva. Molte volte leggiamo un libro e non ci piace, cioè quello che leggiamo non ci arriva. E diciamo che questa realtà, la realtà del cancro, ormai è talmente così comune, è diventata proprio come una normalissima varicella che prima o poi dobbiamo affrontare tutti. E quindi quando tu ti racconti e capisci di arrivare alla gente, perché la gente attraverso una virgola, una parentesi, una parola, un concetto minimo, si sente attraversare la propria anima, allora comprendi che la strada che stai percorrendo è quella giusta. E in effetti è, da un lato, questa normalizzazione del cancro, del tumore, che molto prima ricordo che in effetti ricordiamo, penso anche tu ricorderai sicuramente, che la parola cancro, la parola tumore, faceva paura anche solo a nominarla. Adesso, da un lato, è vero che ne stiamo prendendo coraggio, stiamo iniziando a lottarne, ma comunque voglio dire, questo ci fa capire come sia diventato drammaticamente normale. Hai parlato di una forza sconosciuta, appunto il 18, il 18, nella lingua francese, che comunque ha un suo simbolismo ovviamente molto forte. Tu hai parlato di una forza sconosciuta, indescrivibile, mai provata prima. Cosa rappresenta per te questo concetto? Perché è una sorta di persecuzione, se vogliamo. Sì, una persecuzione in senso positivo, perché in effetti da quando è iniziato questo percorso ho avuto la sensazione di essere sempre e comunque accompagnata. Vogliamo definirla una forza divina, vogliamo definirla un'entità che governa il mondo, la natura, non lo so, però mi sono proprio resa conto che c'era questo numero, che appunto è il 18, tradotto in francese, di Sweet, che mi accompagnava. È cominciato tutto il 18 aprile con una diagnosi, il 18 maggio mi sono operata, il 2018 l'anno in cui è accaduto tutto, ho iniziato chemio e finito radio nella stessa data, visite e controlli, sempre e comunque con un 8, che diciamo capovolto, messo in orizzontale, in effetti rappresenta il simbolo dell'infinito, proprio come una linfa vitale, una vita che nasce e continua, perché non c'è una fine, non c'è un'apertura, è un qualcosa che si rigenera continuamente e quindi produce tanto di positivo che può essere utile agli altri. Avendo avuto il grande privilegio e la possibilità di non perdere i capelli durante il mio percorso, perché nel mio reparto c'era la disponibilità
grazie alla professionalità chiaramente di chi mi ha seguita, di utilizzare delle calotte refrigeranti, ho sentito il bisogno di fare qualcosa, cioè nell'andare via, nel salutare, no? Quella che diventa poi in effetti una seconda famiglia, ho sentito proprio il bisogno di lasciare un segno, cioè qual è il senso di un dolore così importante, qual è la finalità di attraversare questo inferno per poi riuscire a capire che quelle cicatrici guariranno. L'unica possibilità che hai per dare un senso a tutto è quello di utilizzare un certo tempo quel dolore per trasformarlo in atto. Quindi The Sweet diventa un progetto che dona ad un ospedale, quello di Salerno, un importante macchinario che diventa il primo casco refrigerante Regione Campania, che ancora oggi, come diciamo noi, ha cambiato volto al cancro, perché poi in effetti, mantenendo i tuoi capelli, tu non riconosci la malattia attraverso la tua immagine, la possibilità di non doverti sentire obbligata a dire a chiunque che stai affrontando un cancro, perché la malattia è qualcosa di molto personale e non c'è una legge che dice che tu devi obbligatoriamente raccontarlo o dirlo a qualcuno. Ci sono donne che scelgono di tenersi questo dolore dentro, di attraversare appunto questo inferno e di non turbare magari la sensibilità di chi gli sta accanto, anche magari, non so, di bambini piccoli, per tutte quelle mamme che lo devono vivere. Quindi mantenere una propria fisicità, conservare i propri capelli è una grande possibilità, e quindi The Sweet diventa questo progetto che, grazie a al contributo di importanti associazioni sul territorio, riesce a donare questo primo casco. E quindi è come se dentro di me fossi riuscita a compiere la mia buona azione terrena. Quindi se anche fosse che qualcosa fosse andato storto e oggi non fossi qui con te, è come aver lasciato un segno, considerando il fatto che purtroppo mi viene negata la possibilità di diventare madre e quindi chiaramente di vedere un domani qualcuno che mi rappresenti attraverso i suoi occhi, attraverso diciamo la sua energia. E quindi questo progetto è come aver lasciato, ci sono ancora, però lascerà sicuramente qualcosa di me a questa città. È un gesto di profondo amore verso le persone, questo. E stiamo scoprendo un progetto sicuramente bellissimo e è davvero un qualcosa di cui siamo onorati di raccontare. Appunto, hai sottolineato molto spesso, non solo qui ma anche in altre vesti, in altre circostanze, l'importanza della prevenzione. Un consiglio che sia uno da dare alle donne che devono prendersi cura della propria salute in questo momento storico così particolare, appunto, per questa lotta alle malattie oncologiche. Certo, allora, prima di tutto, in maniera molto semplice ma anche banale, una normalissima autopalpazione è già una buona tecnica preventiva, perché in effetti è così che ho scoperto di avere il cancro. Semplicemente, insomma, ponendosi le mani sul seno con dei movimenti circolatori molto banali, molto semplici, come a setacciare diciamo l'impasto di una pizza, cercare eventualmente delle noccioline, guardarsi allo specchio e osservare le proprie mammelle, notare se ci sono delle anomalie, un cambio di colorito della pelle, delle rientranze. Gli aspetti sono molteplici. Sicuramente quello che dico sempre, bisogna anche un po' diciamo cercare di non lasciarsi prendere dalla paura. Ci sono tante ragazze giovani che non hanno neanche mai fatto un'ecografia banale al seno per paura di ricevere una diagnosi. Questo non eviterà che quella diagnosi appunto arrivi, perché anzi è il contrario, perché quello che dico sempre, la prevenzione ci permette di antecedere le mosse di un tumore e diciamo prenderlo in uno stadio che ci permette di curarlo, non necessariamente arrivando a delle cure così drastiche, non insomma magari con delle tecniche chirurgiche molto conservative che non ci debbano necessariamente vedere trasformate in maniera totale. Quindi cercare di giocare anche un po' sul tempo, perché in realtà questa malattia si batte anche sul tempo, non si combatte solo con le cure, che
funzionano, ma purtroppo a volte neanche, cioè dipende, c'è anche un po' quel fattore C, io dico sempre anche un po' quello. Assolutamente. Cioè, c'è una buona fetta anche di fattore C, però ecco, esattamente quello è il concetto, non aver paura. Come dico sempre, ci vuole coraggio a non aver paura, quindi ci vuole coraggio ad avere coraggio e quindi bisogna essere coraggiose e avere la costanza di eseguire degli screening che molto spesso presso le nostre ASL sono anche gratuiti, quindi non andiamo incontro a dei costi particolari, rivolgersi a degli ambulatori, a delle associazioni che si muovono sul territorio in questo senso e fare delle visite senologiche ma anche ginecologiche, perché seno e utero sono strettamente connessi tra loro. Certamente è l'impianto della femminilità. Esatto. Cos'è per te adesso la femminilità? Ma guarda, per me la femminilità è esattamente tutto quello che è rinato sotto un nuovo sguardo, sotto quelle nuove consapevolezze, sotto quel cambio, sotto quel fisico che comunque è trasformato, una magrezza più evidente, magari i segni della stanchezza. Ecco, diciamo che molto spesso mi sento prigioniera di un corpo che non è mio, perché ho 35 anni all'anagrafe, ma in realtà mi sento molto più adulta perché comunque sono già in menopausa indotta, cioè sto già vivendo delle fasi della vita che normalmente le donne arrivano a vivere, a provare in età molto più adulta. Quindi bisogna semplicemente accettare tutte le conseguenze e ritrovare sempre e comunque quel bisogno personale di non trascurarsi, perché quello che riflettiamo nello specchio, l'immagine di noi che riflettiamo allo specchio, è come un boomerang che ci torna indietro. Quindi ogni volta che una giornata può essere positiva, ogni volta che sentiamo che è un giorno buono, sfruttiamolo al meglio, mettiamo un filo di rossetto, aggiustiamo i capelli, andiamo dal parrucchiere se sentiamo il bisogno di fare qualcosa di diverso, facciamo un massaggio, cioè cerchiamo di normalizzare la malattia, perché purtroppo, questo va detto anche poco tempo fa, purtroppo Gianluca Vialli, è inutile continuare a definire la paziente oncologica come una combattente, una guerriera, perché noi non abbiamo nessuna battaglia da combattere. Perché purtroppo se ci fosse la possibilità di vincere in senso risolutivo, e oggi esisterebbe una cura che sia, non so, un vaccino come è esistito per il Covid, cioè qualcosa che prevenga in modo assoluto qualsiasi forma di neoplasia e che la curi in modo definitivo. Purtroppo a questo non siamo ancora arrivati. Ci sono le cure che sono dalla nostra parte e soprattutto ci vuole anche quella forza mentale di accettare quello che la vita ci mette davanti e di affrontarlo, ma senza dimenticarci di noi stesse. Hai citato un personaggio che, voglio dire, non ha bisogno di ulteriori, diciamo, racconti, il compianto Gianluca Vialli, che appunto, come detto benissimo, ha combattuto molto la retorica del guerriero. L'ho detto più volte, se mi mettessi a fare la battaglia col cancro ne uscirei distrutto, piuttosto ci conviviamo. Gli teniamo testa, cioè cerchiamo di spiegargli che lui è entrato in contatto con noi, nel nostro corpo, in una casa, diciamo così, che non è la sua. Nessuno lo ha invitato, nessuno gli ha chiesto di restare, nessuno gli ha offerto un drink per cercare di metterci un po' di allegoria. E quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di spiegargli che se vuole restare, perché purtroppo nella maggior parte dei casi quando si entra in uno stadio un po' più gravoso della malattia, quindi nella cosiddetta metastaticità, il tumore resta, quello che deve fare è restare fermo lì dov'è e non andarsene in giro a creare danni. Un po' come si fa con le persone tossiche. Esatto, sì, esattamente così. Per cercare di alleggerire un po' la cosa, appunto, che io, ma molto spesso si dice che ci sono delle esperienze che ti cambiano, questa è inevitabile dirlo, sicuramente ti avrà cambiato come persona. Cosa ha cambiato in Teresa Giordano rispetto a quello che era prima di questa convivenza forzata con quest'ospite? Allora, diciamo che sicuramente non mi sento più al passo con molti miei coetanei, nel senso che diventa molto difficile nella società di oggi riuscire a sentirti coinvolta e rapita
da quelli che sono magari dei discorsi che per te sono un po' un passé, cioè qualcosa che già hai vissuto. Ecco, oggi per me il dramma, la criticità sta, non so, nell'affrontare una PET, nell'affrontare un attacco, nell'avere il coraggio di aprire un referto e star lì a capire se sono ancora viva, se continuerò a vivere, se sono io un passo più avanti di lui o viceversa. Prima era tutto diverso, era tutto più leggero. Prima c'era appunto l'importanza di essere sempre perfettamente in forma, sempre insomma uguale alle mie coetanee. La vita cambia, maturi talmente in un modo talmente rapido e veloce che non hai neanche il tempo di pensare, no, a quello che sta accadendo. Cioè, il tempo è denaro, sai che devi fare quello che va fatto. Poi sicuramente anche il rapporto, non so, con il tuo partner, piuttosto che gli obiettivi di vita, oggi non si rimanda. Ogni volta che il tempo è un tempo buono, bisogna fare quello che va fatto: viaggiare, mangiare, uscire, correre, stare in compagnia, vivere. Perché veramente vivere a 360 gradi, perché per noi il concetto proprio di tempo può essere, diciamo, effimero. E ogni minuto, ogni secondo che passa per noi è vita pura. Quindi non, per noi rimandare, dire domani lo farò, sì, questa cosa magari oggi no, domani potrei stare nelle condizioni di farlo, diciamo che è un grande senso di responsabilità, e raramente ce la prendiamo questa responsabilità. Io provo a farti immaginare, adesso ti trovi di fronte a una giovane ragazza, una donna, comunque una donna anziana, in tre persone diverse, tutte e tre affette da cancro al seno. Cosa diresti loro? Allora, sicuramente gli direi, ecco, quello che non gli direi forse, non gli direi che tutto passa, perché in realtà questa malattia, come diceva anche il professor Veronesi, si può debellare dal proprio organismo, ma resta qui. Quindi c'è un lavoro importantissimo da fare, ed è importante affidarsi in questo senso anche a degli psico-oncologi che hanno studiato proprio per capire come starti vicino. Non ci arroghiamo del diritto di poter sempre pensare a noi stesse, di farcela da sole, perché maturiamo una forza, ma anche un'importante fragilità che tante volte non è evidente, ma c'è. Quindi non gli direi, ecco, appunto, tutto passa, gli direi sicuramente abbiate coraggio, metteteci speranza, perché ci vuole tanta speranza, tanta fede per chi chiaramente crede, e coltivate i vostri sogni, perseguiteli proprio come se fosse, diciamo, il modo migliore per correre più avanti di questo tumore. E mostratevi forti ai suoi occhi, mostrate che vi può scalfire, vi può creare un momento, 10 momenti, 100 momenti di fragilità, di tristezza, ma che la vostra anima, cioè quello che avete dentro, non potrà mai realmente spezzarsi. Qual è l'esempio che hai avuto, appunto? C'è una persona, non necessariamente ovviamente una persona malata di cancro, né una persona famosa. Qual è l'esempio che ti ha guidato nel corso di questi anni e che ti guida ancora? Guarda, in realtà a questa domanda non so risponderti, perché sicuramente in questi anni ho perso molte amiche, alcune più di altre mi hanno veramente insegnato tanto, anche, non so, nel loro essere madri e nell'affrontare tutto con estremo coraggio e forza. E in realtà, credimi, nasce tutto da dentro. Scopri di essere in un modo, di avere qualcosa dentro di te che non potevi minimamente immaginare. Nei miei 46 kg e nel mio 1,60 m, a fronte di 16 chemioterapie, che per tutti erano, Teresa, già la seconda, probabilmente la dovremmo raccogliere con un cucchiaino, io mi sono riscoperta forte, con un sistema immunitario che ha resistito, ho cercato di capire come affrontare ogni effetto collaterale, e quindi devo dire che forse la persona migliore per questo percorso, l'unica da cui sono riuscita ad attingere, sono proprio io, la nuova me, quella che mentre cercavo di capire come vincere il cancro, nel frattempo si armava, ecco, in questo senso forse guerriero ci sta, quando ti armi di una corazza, ti munisci di una corazza, indossi un nuovo vestito,
quello che non avresti mai voluto scegliere perché non ti piaceva, perché non ti serviva, e dici questo è il momento di tirare fuori le armi. Nel frattempo che mostriamo il libro, una copertina tra l'altro bella e anche molto sobria, con questo nastro rosa, storia di una rinascita, racconto autobiografico, mi è venuta in mente in maniera forse anche un po' estemporanea una canzone di un duo, La rappresentante di lista, che resistere, che dice voglio provare ad esistere, la mia natura è resistere, non mi importa di perdere, quello che mi serve adesso è vivere, confrontarmi con la società non mi spaventa. Vogliamo lanciare un messaggio positivo appunto, non tanto nella lotta, nella condivisione di questo problema con noi stessi e noi stesse appunto, nel caso in cui si tratti in questo particolar modo di cancro al seno, ma vogliamo lanciare un messaggio a dire che effettivamente nella società non si è emarginati, né bisogna sentirsi parte debole, nonostante si stia affrontando un percorso, ecco. Certo, assolutamente. A parte che negli ultimi anni si è talmente normalizzato questo concetto che purtroppo ha investito anche tanti giovani volti della televisione, ad esempio, volti noti che, devo dire, raccontano sempre con estremo coraggio. Io ricordo Nadia Toffa, che ecco, forse in questo senso lei è stata un grande esempio, perché convivere ogni giorno col pensiero che non ce la farai, cioè pensiamo anche ora, mentre stiamo parlando, mentre ci guardiamo, mentre parliamo di delle cose più banali del mondo, alle cose più importanti, riuscire a portare avanti la nostra routine, la nostra vita, consapevoli che qualcuno ci ha detto che tra 2 mesi non ci saremo più. Riuscire a mantenere una lucidità e una forza mentale senza rinunciare alla tua vita, piuttosto che restare in un letto a piangere, che non ci risolverà assolutamente quello che comunque l'epilogo nel bene o nel male della nostra realtà, richiede veramente tanto coraggio. E sicuramente negli ultimi anni si parla molto di più di tumore, di neoplasia, di cure, del fatto che ci sono 1000 cure che si possono cambiare, riprendere, modificare per cercare sempre di tener testa al nemico. E io spero con tutto il cuore che alcune situazioni, diciamo, cambino e si evolvano, soprattutto per quanto riguarda proprio il concetto anche della maternità e il fatto che aver avuto un tumore al seno, averlo vinto, riprendere con grande fatica la propria vita, ci debba comunque creare delle condizioni molto restrittive e limitate, come provare ad adottare un bambino, provare a rientrare pienamente nella nostra routine lavorativa senza che qualcuno ci veda come degli zombie, in realtà come prossimi alla morte, tanto a lei prima o poi ritornerà. Il cancro può anche non tornare, non sempre torna, ci sono tantissime persone in remissione, ci sono persone che hanno cronicizzato la malattia, vanno avanti da 15-20 anni e, voglio dire, magari nel frattempo muoiono per altro, muoiono perché hanno un infarto, oppure ecco, camminano per strada e una tegola gli cade in testa, perché la vita è anche fatalità in questo senso, il famoso fattore C. Quindi cerchiamo anche di non vedere il paziente oncologico come una persona destinata comunque prima o poi alla morte, come una persona che affronta un calvario difficile, affronta il male del secolo, quello che nessuno vorrebbe mai conoscere, ma nel frattempo sogna, viaggia, prova ad avere una normalità, prova a vivere la sua normalità, costruisce progetti, scrive un libro magari, e quindi si porta avanti in piena normalità con quella che è la sua vita, ma la vita di qualsiasi altra persona normale. Teresa, grazie. Hai condiviso uno spaccato di vita, spero che tu ti sia, insomma, divertita, emozionata, penso di sì, certo. Perché comunque vedo della partecipazione emotiva, vediamo che Alma Social TV, Alma Laboris, la formazione serve soprattutto a questo, a divulgare l'importanza della prevenzione medica e soprattutto a divulgare vita, perché noi siamo tutti qui per questo, perché è vero che siamo qui per le carriere dei nostri discenti, ma soprattutto anche lì, ecco, è vita, e anche lì condividiamo uno scopo e non possiamo che essere contenti di averti avuta qui con noi, davvero. Grazie. Grazie davvero a voi per questo invito e spero, insomma, che arrivi questo messaggio forte e chiaro. Come dico sempre, bisogna cogliere un po' quella bellezza collaterale che c'è oltre il dolore. Se abbiamo compreso quello, forse riusciremo ad accettare quello che ci accade e a trasformarlo in qualcosa di buono per noi, ma soprattutto di utile per gli altri. Un meraviglioso augurio. Grazie Teresa, grazie a tutti grazie a voi e buona serata. Buona serata a te, grazie a tutti coloro i quali
hanno seguito questo evento, lo seguiranno in differita, on demand sulla nostra Alma Social TV. Vi auguriamo un buon proseguimento.